Benvenuti in Circonvalla, il programma che gira intorno a Milano. Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino. Il 2015 è stato ed è l'anno di Milano grazie all'Expo. E grazie all'Expo bisogna dire che Milano è molto migliorata. Adesso abbiamo la Darsena, per cui non ci serve più andare a Venezia. Abbiamo gli autobus notturni, così non ci serve più prendere il taxi. E soprattutto abbiamo la Lilla! La Lilla, la quinta linea della metropolitana, insieme alla rossa, la verde, la gialla e la... Che fine ha fatto la linea 4? La 4 non esiste, dalla 3 sono passate alla 5. Narrano leggende che i piani di questa linea fantasma ci siano da prima di quelli della Lilla, ma intanto di questa linea 4 non esiste nemmeno una fermata, ci sono solo i lavori in Forlanini e oltre ai lavori ci sono le proteste dei residenti che la metro lì non ce la vogliono, per ora. Chissà se non la vorranno anche quando avranno la fermata sotto casa. Sembrano le liti di condominio quando si cerca di mettere l'ascensore e poi si finisce con mettere l'ascensore che funziona solo con la chiave. Magari possiamo farlo anche con la metro. Se hai protestato, non hai la chiave e non la puoi usare. Comunque, la linea 4 ancora non esiste, quindi la 5 in teoria dovrebbe essere la 4. È ovvio. Cos'è? Non sanno contare? 1, 2, 3, 5. Ma chi l'ha fatta la conta? Tremonti! Che confusione! Guardate che facendo così si corre il rischio che nel mondo si sparga la voce che qua in Italia siamo completamente disorganizzati, eh! Speriamo non succeda mai! Però dai, ci deve essere una qualche ragione per fare prima la 5 della 4! Ci sono! Ci sono! È per far sì che nel mondo si pensi che a Milano abbiamo 5 linee invece che 4! È sicuramente un piano diabolico di Pisapia! Questi comunisti. No, vabbè, questi del PD. Sel. Che cacchio è Sel? Vabbè, adesso prima di dare voce a uno di questi sinistroidi, vediamo cosa succede sulla 90. Buongiorno a tutti e scusatemi di disturbo. Buona fortuna a tutti. Senti, amore mio. Io lo so che non è il momento giusto e non è neanche il posto giusto, però ogni momento è quello giusto, ogni posto è quello giusto. Ormai sono 10 anni che siamo innamorati. Clara, vuoi sposarmi? Senti, Mancuso, guarda, è ora di essere sincera. Sono 10 anni che mi bombo tuo fratello. Beh, allora solo... Buongiorno a tutti. L'ospite di questa sera potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano, anche se gliela stiamo un po' gufando. Lui è uno che in comune ci sta già e forse spera di rimanerci. È il primo politico che ha accettato il nostro invito, e speriamo anche l'ultimo, l'assessore alle politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Maiorino! Buonasera! Buonasera. Prego, accomodati. Grazie. Allora, assessore del comune iscritto al PD. È vero che molti la vorrebbero come sindaco, ma non il PD? Speriamo sui molti, poi spero di convincere anche il PD. Lo convincerai? Ci provo, ci sto. Ce la sto mettendo tutta, però vediamo. Ma io sono anche convinto del fatto che ce la posso fare, almeno una parte del PD, magari non tuttissimo. Ce n'è qualcuno di quelli che proprio fino alle primarie no, poi dopo sì. Ecco, le primarie, queste primarie si faranno o no? Si faranno, assolutamente, certo. Abbiamo la conferma. Sì, non sono assolutamente sicuro. Allora, Renzi non ha nascosto la sua simpatia per la possibile candidatura di Giuseppe Sala. Sì. Cioè, nome che nei mesi scorsi tra l'altro ha anche affascinato Forza Italia e i partiti di destra. Ma secondo te siamo così expo ottimisti che ormai il sindaco lo può fare solo Sala? No, io credo che il sindaco non lo possa fare solo Sala, tant'è che mi candido io alle primarie e spero di batterlo. Sono convinto che lui parteciperà, però sinceramente, lo dico col massimo rispetto, io l'ho conosciuto quando era direttore generale del comune con Letizia Moratti, era il direttore generale scelto dalla Moratti nel comune di Milano. Una persona seria, rispettabile. Seria, rispettabile? Seria. Va bene, che significa non simpatico. Comunque andiamo avanti. No, ma perché? No. Poi a me tutti dicono che sono sempre troppo serio e quindi anzi, sono per i seri io, faccio... Giusto. Sì, seri e non buffoni. Li difendo. Comunque, parliamo un po' del Maiorino presente. Allora, a noi ci risulta che tu sei fan di Gaber, di Iannacci, dell'Inter. Insomma, dell'Inter. Non è vero?
Devo dire, mi consigliano tutti di non dire che sono juventino, però c'ho questo, sono gobbo. No, ragazzi, questo è uno scoop. Allora, prima di tutto licenziamo l'autore che mi ha detto che ride il libro. No, ecco. E poi come seconda cosa, juventino. Lo dico anche per gli interisti. Cioè, mi piace molto Iannacci. Ma dov'è che avete beccato sta roba dell'Inter? È veramente curiosa. Sono un grande fan di Massimo Moratti, che è una persona bellissima. Tanto che gli ho detto, presidente, ho un sogno, comprati la Juventus. Gli ho detto la prima volta che l'ho conosciuto e gli ho detto sei pazzo. E quindi questo era un po' una follia, sì. Beh, oddio, piuttosto che essere della Juve sarebbe meglio essere dell'Inter per Milano. Me lo dice sempre anche, però c'ho una fidanzata interista, compenso in questo modo. Ok, va bene, arrampichiamoci sugli specchi, d'altronde siamo in politica. Comunque, io ti volevo chiedere, quindi, dato che ti piacciono appunto Iannacci, Gaber, così stare dalla parte dei vincenti sarebbe un po' una novità, no? Perché? Perché? No, anzi. No, ma tra l'altro mi piace molto quel tipo di musica, che racconta storie vere, però in modo dolce, lieve, divertente, ironico. Poi sono storie molto milanesi quelle, ma mi piacciono anche cose un filino più contemporanee ogni tanto. Tipo? Beh, ad esempio, chi era quello lì, l'ultimo che ascoltava? No, venendo in radio, no, lo dico perché i miei amici mi pigliano molto in giro sul fatto che la musica che ascolto è vecchissima. È tutta cantautorale, così. Allora c'è chi mi fa dei test, riconosci questo, arrivo, non so, Cremonini è il massimo a cui mi spingo della contemporaneità, lo so. Però okay. Lo ammetto, cioè, mi faccio aiutare. Comunque, sì. Va bene, cosa possiamo dire che Maiorino ha lasciato alla città? Finora. Oddio, ma è una domanda, secondo me, troppo forte, nel senso che io mi sono impegnato molto assieme a tanti, tra l'altro assieme a tantissimi che lavorano nell'assessorato alle politiche sociali o nel terzo settore milanese, nel volontariato milanese, per fare alcune cose che credo molto utili per le persone magari più fragili, in una situazione di maggiore difficoltà. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, ad esempio aumentando le risorse e gli investimenti rivolti alle persone con disabilità, riguardanti i servizi rivolti alle persone con disabilità, in un periodo in cui i comuni, altri comuni, erano costretti a tagliare le risorse, oppure gli interventi che abbiamo fatto sui diritti civili, il fatto che abbiamo fatto il registro delle unioni civili, il registro riguardante le volontà del cosiddetto testamento biologico, o gli interventi contro la disoccupazione, o sicuramente l'intervento che forse è più conosciuto, che è quello di accoglienza sui profughi. Sono tutte cose che mi hanno dato tantissimo, quindi io non so cosa lascio alla città, lo dico senza retorica, ho ricevuto però tantissimo. Oh, che bello. Adesso mettiamo che noi non ti stiamo portando abbastanza sfiga e mettiamo che vinci. Ok, qual è il tuo primo atto da sindaco? Il mio primo atto da sindaco? Beh, a me piacerebbe tantissimo, veramente tantissimo, fare una cosa che su cui abbiamo ragionato in questi anni, che ancora non si è compiuta, cioè progettare un luogo per i bambini milanesi del gioco, del divertimento, dell'educazione, della crescita, di quelli che, diciamo, da sognare, farci invidiare in Europa. E tra l'altro, secondo me, l'area dell'Expo, di cui si discute tanto sull'utilizzo successivo, può in parte risolvere questo tipo di necessità. Quindi, forse, se devo dire da cosa partiresti, forse la prima cosa a cui partirei potrebbe essere quella. Molto bene, un focus sui bambini, mi piace. Beh, adesso convincici a votarci. A votare? Sì, ti lascio 2 minuti per convincerci a votare te. A votare per me? Vai. Beh, io sono una persona che ci mette molta passione e credo di essere coerente il più possibile con se stessi. E credo moltissimo in quello che faccio. E quindi è nel nome di questo che credo innanzitutto di poter far del bene per questa città. Ovviamente non da solo, nel senso che io non sono di quelli da uomo solo al comando, non faccio finta di avere una bacchetta magica. Credo che Milano sia una straordinaria città anche per la ricchezza delle intelligenze creative, della voglia di fare, dell'energia, e penso che il sindaco debba essere innanzitutto una sorta di talent scout, una persona che va a cercare un po' l'acqua sotto la terra e la fa affiorare, quindi una persona che mette insieme tanti modi di essere Milano per fare del bene alla collettività.
Ecco, quindi diciamo passione da una parte e voglia di andare alla ricerca dei talenti migliori della città dall'altra. Questi sono i motivi per i quali innanzitutto chiedo di sostenermi. Ovviamente poi c'è tutto un ragionamento molto più politico. Penso che la giunta Pisapia ha fatto bene e sono convinto che questo tipo di esperienza in qualche modo vada continuata. Perfetto, perfetto. Ti ho convinto un po'? Ma sei stato molto convincente. Di più che sui cantanti, di la verità. Molto che di più, molto di più, di perché più, di lì, più, sì. Lì, vabbè, sì, lì devo prepararmi un po'. Se potete tagliare, non si può tagliare. No, non si parte, può tagliare. Vabbè. Guarda, anch'io ho fatto un disastro perché mi scrivono le domande del lei, però poi ti do del tuo. Abbiamo così, fatto un disastro tutti e due, ma va bene. Perfetto, io non si può che migliorare, abbiamo tanti mesi davanti, quindi esatto, magari torno un'altra volta e quando mi preparo quei nomi. Quando vuoi, va bene. Francesco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite e a tutti do appuntamento alla settimana prossima con un Circonvalla sulla televisione web. Ciao!